Ragazze, allora oggi video haul sul mio ordine Makeup Academy, ovvero MUA, che ho fatto la settimana scorsa. Per chi mi segue su Facebook, vi lascio sempre giù nell'info box il mio contatto Facebook. Già ha visto le foto dei prodotti che ho preso. Non ho preso granché, anche perché sul sito non c'era nessuna promozione né spese di spedizione gratuite, ma c'era soltanto tipo la promozione 2x3 del Triss di Ombretti cotti. Non mi interessava. Quindi non li ho acquistati, ho preso quei prodotti che volevo già provare da tempo, più un prodotto novità. Per chi non ha ordinato dal sito MUA, scusate ma mi è caduta la busta, vi arriverà tutto in questa busta con Royal Mail. Voglio lozzare l'azienda perché in 2 giorni, dopo insomma che vedete sul vostro account sul sito della MUA, il vostro ordine completo, mi è arrivato già insomma l'ordine, quindi davvero in 2 giorni mi è arrivato tutto integro perfettamente perché era tutto imballato con questa carta con le bollicine che si schiacciano. E insomma poi vabbè trovate la ricevuta dei vari prodotti. Ho preso 2 palette, un prodotto novità e il blush classico da una sterlina che io adoro. E inizio insomma dalle palette. La prima insomma che volevo provare da tempo perché viene paragonata alla Naked è l'Undressed di MUA. Ed è questa qui, l'avrete già vista sul web, insomma da tutte le parti si può dire. Ed è questa qui che praticamente viene paragonata alla Naked. Infatti, insomma, i colori sono somiglianti. Ho visto anche gli swatch vari su internet ed è davvero ottima. Non vi faccio tutti gli swatch perché, come ben sapete, per chi compra dal sito della Makeup Academy, gli ombretti sono super scriventi, davvero favolosi. Vi faccio qualche swatch perché come al solito io non mi preparo mai niente, gli swatch non me li preparo mai. Allora. Questi insomma sono i 3 ombretti, come potete vedere sono super super scriventi, davvero bellissimi. Ed è l'Undressed di MUA, molto molto carina. L'unica cosa che ho constatato è che dal sito le palettine sembrano molto più grandi di quello che sono, ma come potete vedere sono grandi quanto la mia mano, quindi una cosa positiva è che occupano poco spazio. E ho preso questa qui e il prezzo, se non sbaglio, è di 4,50 sterline. Voglio prendere il foglio per dirvelo con sicurezza. Perché qui sotto, insomma, stanno tutti. Niente, non hanno scritto il prezzo effettivo del prodotto. Hanno dichiarato il tutto una sterlina. Stanno un po' i furbetti, magari anche loro hanno problemi tipo di tasse, di cose per gli scontrini, queste robe qui. Non hanno dichiarato il totale, che tipo di 19 sterline, una cosa del genere, insomma intorno ai 20 euro speso. E se non sbaglio, le palettine costano tipo un 4 sterline e 50 a palettina. E poi ho preso quella lì nuova, l'Undress Me Too, che sarebbe diciamo la copia di un pesatto della Naked 2. Voi direte, hai già la Naked 2, che te ne fai di questa palettina qui? L'ho presa perché, come ben sapete, ho la fissa per i colori nude. Poi comunque la Naked 2, cioè, mi spiace se utilizzare la spesa, insomma, cioè, mi terminano i vari ombretti, anche perché costa un botto e sinceramente non ho 43 euro da buttare, quindi ho preferito prendere un'alternativa economica per tutti i giorni, anche perché volevo fare un video per paragonare le 2 palette, ovvero la Naked 2 di Urban Decay e l'Undress Me Too della MUA. Se vi può interessare, me lo lasciate scritto, se vi può interessare, me lo lasciate scritto nei commenti e farò un video di questo tipo con i vari swatch. Prenderò anche qualche foto da internet perché comunque la webcam non rende moltissimo. E
insomma, me lo fate sapere, l'ho presa anche per questo motivo qui, oltre che per utilizzarlo, insomma, tutti i giorni come palettina, insomma, economica per tutti i giorni. Vi faccio qualche sbozza anche di questa, però vi ripeto, gli ombretti sono davvero super super scriventi, davvero molto molto belli. Non ho niente da dire davvero. Li paragono anche a quelli lì di Sleek perché hanno più o meno la stessa identica scrivenza, davvero ottimi. Purtroppo, come sempre, io gli sbozzo, non me li preparo mai, stanno uscendo uno schifo. Però perdonatemi, comunque, questi tre qui sono dell'Andress. Questo è l'Andressed di tre qui. Comunque. Mi dispiace che con questo, ecco, forse così rendono meglio. Comunque sono davvero super super scriventi, davvero ottimi. E a differenza dell'Andressed, cioè questa qui, quella lì nuova ha anche i nomi agli ombretti. Vi faccio vedere. Hanno messo anche i nomi. Questa qui, Andressed, c'ha scritto tipo shade 1, shade 2. Qui hanno messo i nomi, è una cosa molto carina. Sì. A me piace. Anche per esempio, le cartine che escono dalle palettine Sleek, io le conservo tutte perché mi piace, insomma, tenere i nomi degli ombretti. È una cretinata, però mi piace. E vabbè, c'è il Naked, Devotion, Lavish, insomma, vari nomi. E devo dire la verità, però alcuni ombretti non sono proprio uguali alla Naked 2, per questo se vi può far piacere un video comparativo delle due palette, lo faccio davvero con piacere perché mi rendo conto che non tutte possono spendere 43 euro di palette, ma nemmeno io personalmente, a me mi è stata regalata per il compleanno, non l'ho comprata con i miei soldi, perché mi rendo conto che comunque è tipo un investimento, tra virgolette, che comunque è abbastanza costosa. E niente, fatemi sapere con un commentino. E insomma, ho preso queste due palettine qui. Ho preso un blush della linea questi qui da una sterlina perché secondo me sono ottimi davvero. E ho preso lo shade 3, ho già lo shade 4 e lo shade 6. Questo qui è un color va sul vero all'aranciato con riflessi dorati. Non si notano moltissimo. Adesso ve lo voglio sbozzare. Si notano sul viso. Però una volta, per esempio, vedete, questo è il colore super super scrivente, inutile che vi sto a dire. Ora ve lo sfumo pure un po', ma davvero questi blush sono favolosi e durano una vita. Davvero una vita e per il prezzo che hanno ve li straconsiglio. Sono nettamente superiori ai blush di Essence della linea base e costano davvero una miseria, tipo 1 euro e qualcosina vicino. Infatti pian pianino me li voglio prendere tutti. Questo qui l'ho visto da Ornitorella, mi piaceva molto il colore perché non è è un aranciato pescato con questi glitterini dorati molto molto lievi, ha un finish tipo satinato, non è shimmer tipo quello lì, lo shade 6 che è un color marroncino con shimmeroso con riflessi oro. Questo qui ha dei riflessi dorati molto molto lievi, molto molto carino e ve lo straconsiglio, costa tipo una sterlina, una miseria. E poi per finire, davvero super super cioè ce la posso fare, ragazzi, scusatemi, ma è l'una di notte, io sto qui ancora, poi non ci vedo più della fame perché dovete sapere che ho iniziato la dieta, quindi sto un poco così, non ci fate caso. Vabbè, io solitamente parlo, parlo e parlo, però mi rendo conto che a voi che io faccio la dieta non ve ne frega niente. Se vi interessa, io vi posso fare un video della dieta che sto facendo, ho già perso 3 kg e niente, quindi no, perdonatemi se sono un poco tipo stralunata, però davvero. Mi sto impegnando e a quest'ora insomma,
Stasera ho resistito tipo alla viennetta, al gelato, al panino con la salsiccia, le melanzane scoppettate, cioè le melanzane, come posso spiegare, quelle lì fritte con il pomodoro, buonissime. Comunque va bene, non parliamo di mangiare che mi viene tipo una cosa. E parliamo invece di questo prodotto che è eccezionale ed è un nuovo prodotto della MUA ed è il Power Put Pout, non so come, Power Pout Color Intense Tint e Balm ed è un matitone tinta labbra nuovo della Makeup Academy della MUA. Come potete vedere, è un prodotto nuovo. Infatti, io l'ho trovato nella sezione new quando insomma ho ordinato dal sito. Volevo vedere cosa c'aveva di nuovo e ho voluto provare questo colore. Non ne ho presi altri. Ero intenzionata, cioè volevo provare anche altri colori, però mi sono detta: se fa cagare, che cosa me ne faccio di tutte le colorazioni? Scusate, anche i capelli fanno schifo, me ne rendo conto. se fa cagare, che cosa me ne faccio insomma delle altre colorazioni? Me le tengo buttate nella cassettiera che non mi servono a niente, anche perché il rossetto MUA, infatti, nel video prossimo ve lo penso che ve lo recensisco. Ok, penso che ve lo recensisco. Non mi piace molto perché innanzitutto secca le labbra, poi si va a mettere tutto nelle pieghette delle labbra. Non mi ha soddisfatto più di tanto. Lo devo provare con un primer labbra e vedere che co il risultato. Però per ora non mi ha soddisfatto. Quindi ero un po' scettica. Gli ombretti MUA sono favolosi, ma i prodotti labbra sono rimasti un pochettino così per il rossetto e quindi non ho rischiato. E ne ho preso solo una colorazione, ma sono intenzionata a prenderli tutti. Non mi ricordo il prezzo, però sta intorno alle 3 sterline e 50, mi pare. Questo qui è la colorazione Runway. Se me lo metti a fuoco, eccolo qua. Runway. Eccolo qui, ed è un rosso arancio che vira un po' tipo il rosso aragosta ed è questo qui che ho sulle labbra. Ragazze, dura tantissimo. Appena mi è arrivato, dovevo insomma andare a pranzo, l'ho provato giusto per vedere la resa, cioè l'ho messo subito alla prova. Innanzitutto lascia le labbra belle idratate. Per quello insomma che sto provando in questi giorni, perché vi dico, sto utilizzando solo questo prodotto per le labbra perché mi piace molto. Come potete vedere, è un bellissimo colore, lascia le labbra ben idratate e anche se ci mangiate o ci bevete, lascia le labbra colorate. Quindi mi piace molto come prodotto. In verità, appena l'ho applicato, perché comunque, come potete vedere, è un finish glossy, non è matte. Non gli avrei dato, cioè, non gli ho dato una lira. Ho detto, vabbè, sto coso lucido qua, dopo un poco, cioè, ci bevo e se ne va. Invece, devo dire che aderisce bene, insomma, le labbra e dura tanto. Quindi mi ha fatto un'ottima impressione. Tra l'altro, questi matitoni li hanno fatti diversi brand a prezzi esorbitanti. Questo qui, invece, per 3 sterline, intorno, diciamo, ai 4 euro 4,50 euro si può fare tranquillamente. È fatto a matitone, vi dico subito, a 12 mesi di scadenza. I grammi non sono indicati. È inutile che mi ammazzo a farvi vedere l'inci perché purtroppo, come potete vedere, è specchiato e non si vede niente. Comunque, vedete, è già utilizzato tantissimo, è un po' storta la punta. Sotto il tappino si gira e come potete vedere esce il prodotto e ce n'è abbastanza, è tipo un rossetto. Questo è il prodotto che c'è dentro. Comunque per il prezzo che ha è buono, poi ne basta poco perché davvero è scrivente, mi ci sono trovata bene. Consiglierei più un prodotto del genere che i rossetti MUA che ho, quello lì pescato, quello insomma che ho visto all'infinito su internet, sui vari video, eccetera, eccetera. Però vi dico la verità, mi fa vedere tutte le lineette delle labbra, mi dà un po' fastidio. Lo devo tamponare prima o lo prendo insomma col dito e lo tampono perché sennò mi esce un qualcosa di indecente davvero.
E niente ragazze, questo è stato il mio ordine MUA. Per chi ancora non ha ordinato dal sito MUA, io ve lo consiglio perché è davvero super veloce. Appena fate l'ordine, vi arriva l'email di conferma ordine, vi arriva l'email dove vi spiega che ci vogliono 5 giorni lavorativi per elaborare l'ordine. Infatti, sono bastati esattamente 5 giorni. Quando ho visto completo sul loro sito, sulla sezione, sul mio account praticamente, quando ho visto completo il mio ordine, insomma, ho pensato, è stato spedito e mi è arrivato in 2 giorni esatti, super veloce, tutto imballato perfettamente, pieno, 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 guardate, pieno di imballato perfettamente. Davvero sono rimasta soddisfatta, e ve lo straconsiglio. L'ho detto anche ad altre ragazze che mi hanno chiesto come mi sono trovata con la MUA, perché insomma agli inizi di questa marca non se n'era parlato bene per il servizio che aveva, non tanto per i prodotti, perché voglio dire, gli ombretti sono qualcosa di favoloso. Ho anche gli ombretti singoli della MUA e sono ottimi, quindi ve li consiglio tutti quanti. Niente ragazze, io vi mando un forte bacio, mi scuso se mi sono messa a parlare della dieta, dei cibi che ho visto stasera e che sbavavo, però non ho potuto mangiare. Mi scuso insomma se vi ho fatto delle se vi ho rotto le palle insomma con i fatti miei, però lo condivido con voi, magari mi date anche la forza insomma di continuare questa cosa, spero un giorno di riuscirci. E niente, io vi mando un forte bacio e buonanotte a tutte, perché sono è l'1 e 1 quarto di notte, quindi buonanotte. Ciao ragazze!